tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e come ogni martedì di consuetudine sapete che esce un nuovo video per quanto riguarda le Makeup Centers. Per questa settimana Fabiana ci ha chiesto di fare un make-up per un'estate dorata, quindi abbiamo le Angels 24 carati. Ovviamente io sarò quella cadavere delle tre, perché io non prendo sole, nel senso che non esco, non sto andando al mare e automaticamente non prendo il sole, ovviamente, essendo che non ci vai, artificiale non ce l'ho e niente, quindi vi farò vedere cosa vi posso proporre io, che sono abbastanza chiara. Sono una carnagione chiara io. Oddio. Avevo pensato a mettermi un autobronzante e tutto, però ho pensato, quante come me non vanno al mare? Avanti, forza, ditelo anche voi. Quante? Tantissime. Perché non è tutte che andiamo al mare. Non è così. Allora, utilizziamo gli ombretti di Nabla, tanto che non li utilizzo. E andiamo con un ombretto per fare un po' di sfumatura. E io vorrei utilizzare questo marroncino qua. E poi utilizziamo questo marroncino qua. Sì, sono i pensieri che si stanno alleggerendo. Sono un po' frivola oggi, un pochino. Allora, come abbiamo detto poco fa, dobbiamo fare un make-up 24 carate. Io penso di realizzare una cosa del genere. Poi, ovviamente, siete voi a giudicare se una cosa vale o non vale, nel senso giudicare, tra virgolette, se un make-up vi possa piacere o meno, questo è. Quindi noi vi proponiamo queste cose. Diteci cosa ne pensate del nostro trio, se vi piace quello che vi proponiamo e tutto. Perché ci fa piacere, ovviamente, prendo un po' dell'ombretto chiaro. Ci fa piacere sapere se vi piacciono queste cose, non vi piacciono, preferite tipo vedere più acquisti o più, come dire, più make-up. Io ad esempio adoro il make-up, quindi io qualsiasi cosa riguarda il make-up io la guardo non volentieri di più. Adesso vado a prendere il colore marroncino, questo qui. E lo vado a mettere con un ombretto del genere, quindi d'applicazione, che è molto più preciso, la vado a mettere qui nella dove diciamo unisco i due colori per dare già appena messo profondità. Allora, come vi stavo dicendo, a me piace tantissimo il make-up, guardo video di make-up esageratamente perché mi piace, è una cosa che mi piace, cerco di sperimentare tecniche nuove, ovviamente non facendo scuole, devo essere un po' autodidatta, no? E quindi mi piace, guardo i make-up, guardo quello che posso fare io. Se ci riesco, non ci riesco, queste cose qua. E poi cerco di sperimentare per vedere se riesco a fare determinate cose. Perché è una cosa che a me piace. Allora, dopo vedo se posso mettere tipo, se gli posso aggiungere questo rosa, che dite? O lo lascio sempre tipo bronzato? Peccato che non mi potete rispondere perché sennò mi aiutate voi. Sono
sono indecisa tra mettere questo colore tipo per sfumare questa parte o sfumarlo con il rosa. Forse con il rosa viene troppo scuro. Utilizzo quello più chiaro. E niente, perciò come vi stavo dicendo, faccio queste cose tanto per vedere tipo come mi viene, come non mi viene, le sfumature, se mi piacciono. E quindi guardando questi video, sto utilizzando quello giallino, cioè quello arancione, guardando questi video riesco a capire se una tecnica va bene per me, se riesco, non riesco. Tipo queste cose qua, no? E io adoro, veramente adoro vedere questi make-up tutorial che si vedono in giro. Troppo, troppo belli, troppo belli, troppo. Allora, adesso facciamo la cut crease. Invece di farla una cut crease normale con il correttore e tutto, utilizzo un ombretto di Nabla che si chiama Dandy. Questo qui, perché ha proprio il colore tipo bronzato. E utilizzo il pennello 4 e faccio la mia cut crease. Vedete già, questo è una specie di oro bruciato che va sul bronzo. Mi piace così. Ecco, così, e poi lo richiudo perché sennò si seccano, queste qui si seccano facilmente. Lo metto di lato e utilizzo questo ombretto di Sephora proprio per dare il glitter. E questo è il numero 27 Fool's Gold. E lo applico sempre, se riesco ad aprirlo. Ci riesco ad aprirlo? Vedete questo ombrettino qua? Vedete? Tutto glitterato. E lo applico, mi perdo sempre qua i pennelli. Lo applico su tutto l'occhio, cioè dove abbiamo messo la base. Vediamo come viene così, perché sennò lo devo bagnare. Lo vedete glitter? Vedete il glitter? Vediamo col dito, perché forse prelevandolo col dito mi viene meglio. Ecco qua. Sono luccicosa? Sono luccicosa? Cosa ne pensate? Cosa ne pensate? Cosa dite? Allora, con il pennello che abbiamo, diciamo, applicato il marroncino più scuro, lo andiamo a sfumare qua. Ok. Che dite? A me piace. Adesso vado a prendere il colore chiaro, 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 ma chiaro, che sarebbe il panna. Questo qua, e lo andremo a mettere sotto arcata sopraccigliare. Se vedete svolazzare i capelli, non sono messa fuori, ma c'è Tore, l'amico ventilatore. Ovviamente non si può fare niente senza il ventilatore, eh? Non so chi riesce, ma io assolutamente no. E poi sfumiamo questa parte. Che ne pensate? Allora, adesso andremo a mettere una matita nera. Credo che il nero ci sia bene con il bronzo e dorato, non lo so. Più bronzo che dorato. A me piace di più il nero. Non riesco a mettere una matita dorata.
Non sono il tipo proprio assolutamente. Non ce la faccio. Quindi mettiamo una matita di Astra. Questa l'ho utilizzata, non me lo ricordo. Una matita di Astra. Anche qui nella parte di sotto. Aspettate che spengo un secondo il ventilatore perché sennò mi fa aria nell'occhio e non riesco. Ecco, e fu così che finì Stefania di truccarsi. Allora, mettiamo sta matita all'interno. A me piace di più la matita nera dentro l'occhio, eh? Non mi dite niente, ma a me piace di più. Allora, andiamo a mettere il mascara. Ma il piede Agile, io volevo sapere dove era finito, infatti qua. Adesso mi lacrimano gli occhi, ma perché? Siccome arriva proprio l'aria del ventilatore, anche se è piccolino, che è qua, questo qui. Vedete quanto è piccolo? Cioè, è piccolo che sta in una mano. Questo è il mio ventilatore. È una potenza. Mio figlio ce l'ha uguale nella sua stanza. Prima mi criticavano, dicevano, oh, mamma, ma è piccolo questo ventilatore. Sì, ma tu provalo. L'hanno provato e da lì in poi ho perso il ventilatore. Infatti poi gliel'ho comprato uguale. Loro ce l'hanno azzurro e io ce l'ho color crema. Cioè, non so voi, ma noi abbiamo il ventilatore dappertutto. Perché l'aria condizionata, no che non ci piace, però c'è chi ci fa male e tutto, e quindi abbiamo il ventilatore, quello che si appoggia sulla sedia. E ne abbiamo uno con la pinza. Una specie di pinza, l'avete presente la pinza per i capelli? La attacchiamo nella sedia e riprende fino al tavolo, quindi noi mangiamo tranquillamente. Oltre che avendo una casa ad angolo, la mia casa è ad angolo, aprendo tutte le finestre, fa corrente e automaticamente avete, diciamo, il vento addosso ed è una cosa bellissima. Allora, adesso cosa faccio? Vado a fare l'altro occhio e vado a fare la base. Poi noi ci vediamo quando dovrò mettere terra, blush e illuminante. Quindi ci vediamo dopo. Ciao! Allora, ho appena finito di fare l'altro occhio, ho fatto la base. E sono rimasta per la cipria. Allora, come base ho utilizzato il fondotinta, questo qui di Astra, nella colorazione numero 23. numero 23. Questo l'avete forse già visto, non me lo ricordo se il video è già uscito oppure no, perché io li metto in programmazione e poi piano piano li faccio uscire. Io l'avevo utilizzato in combo con l'altro fondotinta, l'altro colore più scuro, ma è questo colore, credendo che questo fosse chiaro. Invece no, è identico al mio colorito, quindi ho utilizzato questo. E come cipria ho utilizzato sia quella bianca, sia quella color, diciamo, color carne, su tutto il viso e un po' qui. Adesso vado a finire l'occhio. Sfumando l'ombretto, quello più chiaro sotto. Allora, quale utilizzo? Io utilizzerei sempre questo qui sotto l'occhio e lo andremo a sfumare. Utilizzo sempre quello. Questi sono i prodotti che ho utilizzato. Ovviamente andate a congiungere il tutto qui. Ho lasciato un po' di cipria proprio per far sì che il colore non fa fallout. Perché ovviamente facendo la base e tutto mi dà fastidio se fa fallout. Un leggero colorito, non, cioè, dato un leggero colorito anche nella parte sfumata sotto, perché non mi piace troppo
troppo netto, troppo evidente. Allora, va bene per me così. Non metto il mascara al di sotto perché già ho le ciglia, cioè ho il bordo con la matita nera che ancora c'è. E niente, vado a togliere la cipria rimanente. La cipria di Astra fa un profumo pazzesco. Questo fondotinta non è molto coprente, però devo dire che ha uniformato il mio colorito. L'ho applicato con la spugnetta, quindi questa applicazione è con la spugnetta. Se ve lo state chiedendo, voi, io vi ho sentito che parlavate. Allora, per quanto riguarda il contouring, l'andrò a fare con la Smashbox, visto che deve essere un contouring abbronzatissimo. Io utilizzerei questo colore qua, che è molto più chiaro degli altri. Utilizzo un pennello. Io ovviamente utilizzo quello più chiaro perché non mi piace l'effetto troppo segnato, troppo evidente. Poi voi ovviamente ognuno fa quello che vuole, ognuno si trucca come vuole, come gli piace e tutto. Non è che dovete. Io metto il pennello un po' di sbiego trasversale. Per dare più tridimensionalità, non prendete il fatto del contouring perché non ho fatto scuola, non ho fatto niente per quanto riguarda il contouring. Sono video che guardo, ragazze che si truccano, ragazze e ragazze soprattutto che si truccano e cerco di imparare qualche cosa. Quindi prendete tutto con le pinze. Che qui nessuno deve insegnare niente a nessuno, capiamoci. A me nessuno ha detto mai niente, giusto? Però vedo spesso che delle persone si prendono la briga di dire: ah, tu non sai truccare, tu non a me, ah, ripeto, non a me. E un po' dà fastidio questa cosa. Che cosa sta succedendo? Siete tutti esperti? Ditemi, ditemi dove. Cioè, a me non piace il fatto che a me nessuno deve dire niente, nel senso. Io chiedo spesso sia a Fabiana che a Betty, posso fare questa cosa sul mio viso? Posso utilizzare questa cosa sul mio viso? Perché? Lizzy è una makeup artist, perché lei ha fatto il corso e tutto, è una makeup artist, eccetera, eccetera. E Betty è un'autodidatta e trucca le persone, quindi ha diciamo più esperienza per quanto mi riguarda. Quindi è normale che io chiedo consigli a loro, perché non essendo esperta, non so determinate tecniche. Ad esempio, a me una persona mi ha detto: dice, guarda, dice, i blush scuri a te non stanno, ci può anche stare. Guarda che metti troppo blush. Le ho detto: guarda che sono truccata. Mi fa: ah, oggi ti sei messa il blush? Io ho detto: sì. Ah, no, nemmeno si nota. E le ho detto: tu lo noti perché l'hai visto tramite le luci. Quindi, quando poi una persona si vede dal vivo. E spesso capita che non hai quella visione, dice, ma era forte, non era forte. No, non era assolutamente forte. Allora, nel frattempo utilizzo anche questo blush proprio. Vediamo di utilizzare forse tutta la palette, non lo so. Allora, essendo che è molto pigmentato, utilizzo un pennello con il pelo che si toglie, un pennello abbastanza ampio. E non fitto, proprio per dare, vedete già quanto è pigmentato questo blush. Poi tolgo Cerise False e voilà, Cerise sono fatti. Quindi vi stavo dicendo, spesso capita che nella videocamera i prodotti sembrano diversi.
Perché ci sono le luci, sono tutte rivolte verso di te, automaticamente sembri diversa da come sei realmente. Ci sei? Quindi, ognuno si trucca come vuole. Io vedo molte persone che sbagliano la tonalità e quello e l'altro, ma a me viene spontaneo guardarli, ma senza, mi posso fare sì una risata, sono sincera, però senza dire guarda hai sbagliato, guarda hai fatto, guarda hai detto, no, io mi faccio gli affari miei. Perché non lo sai se a quella persona piace? Ad esempio, una cosa che faccio spesso io quando mi trucco e tutto, quando io vado a prendermi il caffè e c'è anche la mia migliore amica, gli dico: Michè, com'è? Perché lei ha altri gusti, vede su per giù se il fondotinta è adatto alla mia pelle oppure no, guarda che c'è il distacco, qui non hai sfumato bene, qui hai fatto così. Perché? Perché mi piace anche il parere di altre persone, perché può darsi che io non vedo bene il fondotinta perché essendo ciecata, ci sono tante tante cose, ma una persona non, cioè ad esempio quelli che guardano i miei video mi dicono guarda Stefania non hai sfumato bene, no? Ti faccio un esempio, lo so. Lo vedo, no? Però quando qualcuno mi fa una critica del genere, vi faccio degli esempi. Non mi ricordo se una volta Betty o Lizzy o Fabiana, Betty o Fabiana, mi hanno fatto tipo una specie di critica dicendo per sfumare, non sfumare, devi sfumare di più. Ad esempio, Fabiana mi ha detto alza l'occhio perché hai un occhio abbastanza grande, se lo alzi e dai più profondità e l'occhio sembra più bello. Io l'ho fatto, e se non mi sbaglio lei me lo disse, sia lei che una makeup artist, me l'hanno detto quando abbiamo fatto su Instagram le live. Ebbene, io la volta dopo ho iniziato a truccarmi alzando di più l'occhio, la maggior parte di voi se n'è accorto e mi ha detto, sai che questo makeup ti sta bene, mia sorella, sai che sembri diversa, la mia migliore amica, hanno ragione. Dice alzando l'occhio il make-up ti sta meglio. Ci sono delle cose che non dobbiamo prenderle tipo come cattiverie, ma dobbiamo vedere com'è realmente. E sinceramente io prendo spunto da loro, da quello che loro vogliono farmi, che loro mi insegnano e io voglio imparare, quindi automaticamente apprendo i loro insegnamenti. Adesso che la videocamera mi sta dando i segnali non di fumo ma di lampeggio, cambio la batteria e finiamo il make-up. Allora, finiamo il make-up, vado a spruzzare questa Fix Spray di I Love Revolution. Lo spruzziamo, visto che fa caldo, poi con il ventilatore puntato è bellissimo. E andiamo a prendere, dov'è il pennello? Pennello, pennello. Andiamo a prendere questo illuminante qua sopra che è leggermente dorato e mi piace. Si nota? Si nota sul naso, sui zigomi. Sulle acne video. Allora, un po' di abbronzatura devo dire che me la sono data. Che dite? Che dite? Che dite? Che dite? Molti lo mettono qui perché quando alzate il sopracciglio non riesco a fare queste cose. Mio padre alza il sopracciglio. Adoro, adoro. Comunque, andiamo a sfumare con il pennello di cipria. Credo di aver dato un po' di abbronzatura sul viso, eh? Credo, credo. Io credo.
Comunque questa palettina di Smashbox è stupenda, a me piace proprio questo effetto bronzato, è una cosa che adoro. Adesso vado a mettere la matita, quella di Astra, nella colorazione 33. Dite tutti 33. Allora, idee per quanto riguarda le labbra ne ho tantissime, ma avendo il mio cruccio, sono le labbra, lo sapete tutti. Quindi vediamo cosa andrò a fare. Vado a mettere il Wedding Day di Huda Beauty. Adoro, adoro questi rossetti. Per me sono i migliori. Allora, questo è il make-up 24 carati. Io metterei sinceramente un gloss sulle labbra proprio per essere un po' più glitterate, però questa è una versione, ovviamente per quello che mi riguarda. Quindi non lo so, ditemi cosa ne pensate. Li lascerei così, sinceramente, le labbra perché mi piacciono molto, perché voglio dare più, diciamo, voglio far prevalere di più il make-up occhi, che mi piace tantissimo. Ditemi cosa ne pensate, ovviamente, se vi piace il fatto anche dell'abbronzatura e dell'illuminante, del blush. Comunque, ditemi tutto nel complesso, se vi piace oppure non vi piace. L'abbinamento delle labbra, io sapete tutti che questi rossetti li sto adorando. Ne ho già 5, sono 5. Da Sephora avevo visto quello rosso. Non sapevo se prenderlo oppure no. Comunque, poi ci andrò a dare un'altra occhiata perché mi piacciono tantissimo. Devo essere sincera, mi piacciono tantissimo. E niente, favolosa, favolosa. Allora, super giù le cose che ho utilizzato. Per quanto riguarda gli ombretti, sapete tutti che io adoro gli ombretti della Nabla, quindi per me sono ottimi al 100%. L'ombretto, questo qui di Sephora, si è comportato benissimo e devo dire che sta benissimo con questo make-up. Per quanto riguarda il fondotinta, devo dire che mi è piaciuto, mi piace, mi piace. L'altra volta l'avevo abbinato all'altro colore perché pensavo che questo era chiaro per me, invece questo è proprio preciso, ma preciso, preciso al mio colorito. Quindi era giusto. Vi ripeto, questo è il numero 23 dell'Astra My Foundation fondotinta idratante applicato con la spugnetta. Gli ho messo la cipria ovviamente su tutto il viso, mixando questa qui che è la numero 02 con quella bianca sempre di Astra. Mi sono sporcata, vabbè, con quella di Astra. Dopodiché ho fatto il contouring con la Smashbox, utilizzando il colore chiaro per bronzer, il blush e l'illuminante. Quindi ho utilizzato soltanto questa palettina per fare tutte e tre le cose. Devo dire che mi è piaciuta tantissimo, ma già l'avevo utilizzato altre volte e sono molto convinta di questa palettina, mi ci trovo benissimo. Per quanto riguarda le labbra, ho utilizzato la matita, questa qui di Astra, la numero 33, e il Wedding Day di Wedding Day di Huda Beauty, e questa è la combo che è spuntata oggi. Ditemi ovviamente cosa ne pensate, se vi piace oppure non vi piace. Niente, che dirvi? Allora, che dirvi di più, ragazzi? Andate subito a vedere cosa hanno combinato Betty e Fabiana e ditemi cosa ovviamente ne pensate giù nei commenti. Scrivete la qualunque se vi piace, non vi piace, se vi piace il contouring oppure Stefania, togli, non ci mettere mano. Ditemi la qualunque cosa, ditemi tutto quello che pensate, basta essere educati, vi raccomando. Per questo video è tutto, io ringrazio le Makeup Angels, vi ringrazio voi per aver visto il mio video e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!